siamo giunti alle fasi finali della nostra serie TV e web, che ci ha fatto conoscere il primissimo appuntamento organizzato da Campus Masterclass. C'è ancora tempo per incontrare altri amazzoni e altri cavalieri che hanno preso parte allo stage di preparazione ed al concorso svolto negli impianti dell'Horses Riviera Resort. E soprattutto abbiamo tempo per incontrarli tutti ancora una volta e rivivere le loro emozioni. Secondo me gli devi dare proprio una missione chiara. Quando le ho chiesto, le ho detto sì, faccio un pochino la prima parte lavorando e poi provo un po' a tirare la gara. Non puoi entrare con quella missione. No, no, no. È una via di mezzo. Caterina Ruscio è una giovane amazzone di secondo grado con già un discreto bagaglio di esperienza maturata in campo. Se Tam Tam è un castrone del 2006 ed è compagno di squadra di Caterina già da 3 anni. Insieme lavorano quotidianamente per migliorare la tecnica e correggere i propri errori. Per Caterina, infatti, l'impegno è di trasformare la sua passione per i cavalli in una vera e propria professione. Avanti, avanti, prego. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Tutto bene? Bravi. Com'è andata col coach? Siete carichi allora? È molto istintiva. Sono curioso di vederla in gara. Domani farà la gara medio 35 perché tecnicamente ha delle lacune, perché si aggrappa troppo alla bocca del cavallo. Le sue mani sono un po' ferme e potrebbe, per il livello che è lei, potrebbe avere un lato tecnico migliore. E mi auguro che le ho dato dei consigli validi, ha voglia anche lei di apprendere la situazione, quindi deve lavorare sui suoi difetti. Bene la redina esterna, datti il tempo nella curva. Ok, bravissima. Ok. Quando giri da destra in una curva corta, ricordati la gamba interna quando hai finito la tua curva, se no succede come questo che cade all'interno. Se metti la mano troppo presto, è difficile trovare la distanza. Brava, così. Pregio e difetto tendiamo a interpretarle come due cose distinte e separate in un individuo. In realtà il pregio genera il difetto genera il pregio. Lei è molto riservata, deve solo imparare appunto a trasformare questa riservatezza e questa sua apparente freddezza in una freddezza reale, deve mettere una marcia in più. Se lo senti che salta molto bene, provaci, è bella determinata di venire, girare davanti e venire un pochino avanti, ok? Non stringere troppo sul pigliere interno. E Riccardo mi ha chiesto esplicitamente di far 6 tempi per una spezzata verticale Oxer e mi vengono, in realtà ne rimetto 7, il problema è che è all'ultimo, quindi non faccio né uno né l'altro e quindi esce fuori il primo errore. Speravo di fare un pochino meglio, sono sincera, sì. Però ecco, ho cercato di seguire un po' quello che mi dicesse Riccardo, non riuscendoci in pieno. Il limite generatore, questo punto, è stato molto esterno.
ha messo in pratica alcune cose, ecco, non tutto. Questo c'è da dire che ha fatto un salto di qualità non tanto grande quanto magari vi fosse necessità di fare. Si è rifatta, ha saltato bene, può fare ancora meglio, perché gli ho spiegato che non è che è la mano che controlla il tutto e deve un po' fidarsi del cavallo e di trovare un po' più di feeling, di diventare un po' più sensibile con i suoi aiuti. Non so se avete già ascoltato un po' o se eravate impegnati. Oggi lavoriamo divisi in tre fasi. La prima parte è la fase di riscaldamento, quindi voglio vedere del lavoro al trotto e al galoppo in distensione. Io vi osserverò i primi minuti, curerò il vostro assetto, riscaldiamo i cavalli e dopodiché lavoreremo nel lavoro in piano sulle barriere per finire sugli esercizi. Michelangelo tecnicamente può migliorare, soprattutto la sua presenza in sella, nel senso che è un ragazzo che è composto ma un po' poco stabile, soprattutto se deve variare la sua posizione nella sella, dal sollevato a star seduto, deve un pochino migliorare questo aspetto. Impara a arretrare la tua redina esterna, formare un corridoio, che il tuo cavallo vada in quel corridoio lì, ok, tra mani e gambe. Quindi devi molto concentrarti sulla tua redina esterna, non stare in quel, guardati ogni tanto. Michelangelo Ciuffini è un cavaliere che lavora costantemente alla propria crescita tecnica e professionale. Cavaliere di primo grado e istruttore di primo livello, è venuto a Campus Masterclass in compagnia di Indigo. Un castrone del 2008 che con il suo carattere e la sua innata voglia di saltare è il compagno ideale per aiutare Michelangelo a fare ancora esperienza. Ha lavorato bene sulle richieste che gli ho chiesto e devo dire che è un bravissimo ragazzo. Sì. Va bene, perfetto. Vai. Bravo. Michi! Sì? Com'è andata che non t'ho visto? La macchina. Ho fatto una barriera sul secondo elemento della gabbia, però bene. Bravo! È stato bravo. Gigante bravo! Bravo questo gigante. Hai bisogno della mano? No, grazie. Andrea su lui mangia un po' di fieno e va. Si riposa, bravi. Deve credere in quello che fa, sta curando la sua carriera da istruttore più che da cavaliere, fa bene, perché fare l'istruttore, al di là di quello che pensano molti, che pensano sia una perdita di tempo rispetto alla carriera sportiva, invece non è così, perché insegnare agli altri ci dà la possibilità di approfondire dei concetti che servono anche a noi per montare meglio a cavallo. Quindi cura il tuo progetto per diventare istruttore e continua a curare la tua carriera sportiva.
questa linea 5-6 era da fare 7, non 8. Se, e lì viene un po' vicino, crea subito per poi rallentare alla fine, almeno resti nei galoppi. Un cavallo grande, se metti già un galoppo in più fa troppo fatica, hai montato bene per il resto. A volte deve un po' venire l'abitudine di pensare salto per salto, non dire c'è il percorso e ho fretta di farlo, invece esperienza, continuarli a farli che va bene. Gabriele è il prototipo di un campione, ha tutto ciò che serve per diventare un cavaliere. Lui ha una caratteristica che ha un gran cuore e una gran sensibilità. Gli piace dare soddisfazione, è motivato dalla soddisfazione che dà agli altri. Cosa straordinaria, deve far parte di un campione tutto ciò. Ma lui deve mettere se stesso al centro, iniziarsi a chiedere cosa è importante per lui, qual è il modo che lui ritiene più opportuno per crescere e per sviluppare il suo talento. Le persone che gli vogliono bene e che credono in lui sapranno fare anche un passo indietro rispetto alla sua crescita. Gabriele Prete è un cavaliere con un talento innato e tanta voglia di emergere. È venuto a Campus Masterclass con il suo Herco van het Overleeghoed e si è messo da subito in ascolto dei consigli di tutti i nostri tecnici. Ma come spesso accade nello sport, non tutto è andato come sperato. Anche questa è un'importante esperienza da vivere. Un ragazzo talentuoso, un ragazzo che sa di cosa si parla, trovo che può fare 31, però deve migliorare un po' il suo aspetto tecnico nella battuta del salto, perché tante volte anticipa o lascia troppo nel vuoto i cavalli, e questo poi in un certo livello andrà a mancare. Normale, non è che va nel piede per provocare troppo la distanza, è un po' più semplice, che dia un buon salto. Non si deve mai smettere di imparare, quindi la mentalità è quella giusta, devi imparare sempre da tutti, chi ti dà di più, chi ti dà di meno, però i consigli vanno sempre apprezzati e messi in pratica. Poi dopo ci saranno quei consigli che ti faranno fare la differenza, ci saranno quei consigli no, però la mentalità deve essere questa, soprattutto se uno vorrà lavorare in proprio. Diciamo abbastanza positiva, ma non come avrei voluto. Ho fatto due errori, uno un po' più mio, l'altro un po' più di distrazione. Troppo vicino al verticale. Il cavallo comunque si è mai dato delle buone sensazioni e siamo fiduciosi per domani. Oggi è più una situazione dove abbiamo delle linee da impostare bene sulla velocità. Devo ammettere che Riccardo è stato veramente molto disponibile, gli ho spiegato un po' la situazione e lui si è subito messo a disposizione e devo comunque ringraziarlo. Il collettino bianco. Gabriele, rientra in te. Lo zero lo vogliamo fare tutti, se viene il 4 non è la fine del mondo, ma perché? Perché sei in una fase dove è più importante la tua esperienza, la tua sicurezza, che buttare via dei percorsi in questa maniera qua. Voglio essere un po' severo in queste cose, perché è corretto che uno pensa a 20 anni di dover migliorare ogni volta. Posso strafare una volta in una linea, in un barrage che voglio togliere i galoppi, che voglio vincere a tutti i costi, quello si può fare, ma in un percorso base non devo mai strafare, devo sempre ragionare e essere lucido. Okay. Domani. All'inizio di questa avventura avevamo annunciato ai ragazzi che i tecnici e loro stessi sarebbero stati chiamati a giudicare la partecipazione di ciascuno in base a 3 argomenti. Le Amazzone e i cavalieri di Campus Masterclass sono attesi ad un ultimo, personale, confronto con i tecnici. E poi anche così, giusto così, ci sono tante teste di mezzo e poi dopo la media fa la classifica.
perché se no facevamo solo un giudizio e basta. Ciao Ilaria, questo è il tuo attestato, è la nostra valutazione di 68. Hai lavorato bene in questi 5 giorni, le gare sono state positive, 2 coccarde, brava. Ricordati che l'allenamento è importante quanto il riposo. È vero, però questo è un atteggiamento un pochino che a volte è complicato da gestire, perché se succede magari una piccola cosa che ti sconvolge un po' i piani, dopo che ci hai investito tanto impegno, tanto tempo e tanta passione, è difficile un pochino poi accettare le conseguenze. Però sì, è vero, ci metto sempre tutta me stessa in tutto quello che faccio. Seguimi. Che ansia. Ciao Luisa. Qual è il tuo diploma? Nei 5 giorni abbiamo dato le nostre valutazioni. Il totale tuo è di 74. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto assieme. Trovo che abbiamo avuto dei riscontri su questo. Mi hai dato la possibilità di lavorare bene e ti ringrazio per questo. Torno a casa con più sicurezza, forse, in me stessa, perché ho parlato a lungo col mental coach per come affrontare anche i percorsi futuri con questo cavallo, più sicurezza nel cavallo perché mi sono confrontata con Riccardo che mi ha dato dei consigli che ho già messo in pratica oggi e ieri e mi sono trovata molto bene e quindi no, assolutamente torno con qualcosa in più. Esatto, quando ho fatto l'esame di maturità. Esatto. Hai avuto una settimana non semplice, sì. Però devo dire che hai messo il massimo impegno, la voglia di fare. Che avevo bisogno dei riscontri importanti, diciamo che il cavallo ha avuto un'ottima tempistica. Fortunatamente ha tirato fuori i suoi difetti e fortunatamente nel momento in cui ero con Riccardo, con il mental coach, in una situazione in cui ero molto seguita. Quindi devo dire che in realtà torno a casa con più di quello che mi aspettavo di tornare. Io ho apprezzato molto appunto il tuo atteggiamento, perché in una situazione del genere non è scontato continuare ad avere il sorriso e prenderla con positività. Grazie. Ragazzi, qualcuno ha finito con le penne? È una penna tutto. Io mai adesso sì. Neanche la maturità. Abbiamo preparato la tua scheda, è la somma di questi 5 giorni passati assieme, il tuo voto finale è 72. Hai fatto un bel cammino, sei stata brava. Sono venuta qui con tanti dubbi e ne sono uscita con tantissime certezze che cercavo da tantissimo tempo. Ho capito su cosa lavorare, su cosa alzare la bandiera bianca e ho capito, mi sono conosciuta meglio. Riesco a percepire quanto sia stato importante per te quello che è successo in questi giorni e la decisione che hai preso poi oggi. Quando te li vedi lì davanti col foglio, un po' ti fai qualche domanda. Siamo partiti non male, però con certi problemi tecnici e pratici anche nel fare i nostri esercizi. Devo dire che nel corso dei 5 giorni ti sei impegnata, sei migliorata, hai provato a risolvere i tuoi problemi tecnici sulla cavalla. Sono contento di questo, oggi è la dimostrazione del risultato. Mettiti in gioco perché devi credere in te stessa e farlo spesso. Secondo me la tua grandissima forza è la passione, che è una passione che difficilmente si trova in un amazzone. Prendo come un grosso stimolo e spero di ritrovarmi davanti sia Riccardo sia Giuliano e vedere se questo voto che a oggi magari è veramente la mia fotografia attuale, ma voglio che diventi molto molto più alto. Ciao Caterina, questo è il tuo diploma di fine corso, il nostro punteggio finale è di 69.
ti metti sempre in gioco e ci provi. Questo mi ha fatto molto piacere, hai lavorato molto bene, il risultato di oggi è un po' il fine del nostro lavoro. Mi impegno ogni giorno per migliorarmi come persona, atleta e istruttrice, e penso che alla fine di questi 3 giorni io sia ancora migliorata, ho aggiunto un tassello in più, insomma. Hai dalla tua parte l'intelligenza e la sensibilità, quindi io spero che tu scelga di andare in questa profondità a prendere tutto il tuo potenziale e a mostrarlo al mondo. Questi giorni ci siamo trovati molto e ha capito molte cose di me anche solo tramite gli sguardi, insomma, e poche parole. Sensibilità e voglia di mettersi in gioco che sicuramente mi descrivono e sono contenta. 74. Sì, mi hanno dato un voto bassissimo, ragazzi, pure neanche il voto andava così male. Ah, ti mettono il voto? Ti mettono il voto. Che qualità, oh! Non ci credo! Sì, poi è Johnny. Guarda quanto è carino il diploma. Ah, ma Riccardo, 74. Io non ho... Secondo. È stata una settimana molto difficile, che effettivamente è vero, perché è innegabile che il cavallo ha detto di no, però sono tornata a casa con un motivo su cui lavorare. Ciao Simone. Ciao. Questo è il tuo diploma di fine corso, la tua valutazione finale è di 68. Abbiamo dato un aggettivo a te, quello di inseguire il tuo sogno. Sei un ragazzo giovane, hai tantissima strada davanti. Io sorrido sempre per 2 motivi. Il primo, non mi piace essere triste. 2, perché secondo me quando incontri una persona la cosa più bella che può darti è sorridere. Quindi una persona che mi sorride, che ti saluta con un bel sorriso, ti mette già di buon umore. La tua passione non è in discussione, è una grande passione. Devi trovare il modo per far funzionare questa tua passione, farla funzionare ancora meglio. So che devo crescere, so quello che mi serve per migliorare, sono convinto che ho degli spunti per migliorare da tutti quanti. Il commento mi dà uno stimolo maggiore a impegnarmi nel proseguire il mio sogno. Questo percorso è stato un intreccio tra divertimento e momenti di concentrazione veramente, veramente alta, dove soprattutto ti interroghi, no? Su quello che veramente puoi riuscire a fare, quanta voglia hai veramente di ottenerlo e quindi capire se e qual è la strada per poterlo fare. Sera Francesca, ecco qui il tuo diploma di fine corso. Il tuo punteggio finale è di 74, brava. Puoi migliorare la tua parte tecnica per quanto riguarda certe richieste alla tua cavalla, ne abbiamo parlato in questi giorni, però nella gara sei stata sempre positiva, mi sei piaciuta molto. Sei una garista, sai di poter andare bene, è quasi una certezza per te e adesso si tratta di mettere quella marcia in più che ti porta dalla sesta, quinta posizione a essere prima, perché lo puoi fare, devi solo scegliere di iniziarlo a fare. Questa settimana qua è stata ricca di stimoli, per cui so dove andare a parare, no? Siamo arrivati a presentarvi l'ultimo binomio di questa edizione di Campus Masterclass. Kadenko Van Gelle Zed è un castrone di 12 anni, conosciuto da tutti con il soprannome di Bambino, e Kella gli riserva davvero tutto l'affetto e l'attenzione che merita un bambino. Lavoriamo un po' sul lavoro in piano, variazioni di cadenza,
e poi se andiamo al salto faremo le prime le barriere e facciamo un po' come abbiamo lavorato con i ragazzi. Quindi a volontà, mano sinistra, iniziate a trontare. Barriera col cambio di galoppo, quella lì. Torniamo indietro, sempre passando davanti alla gabbia, croce e 5 galoppi. Kella Del Prete frequenta i campi gara da quando era piccola, ma gli impegni da studentessa l'avevano allontanata dalla scuderia. Ma il richiamo della vera passione è irresistibile e, complice della dolcezza di bambino, Kella è tornata a fare quello che ama davvero. La gamba. Super, basta così una carezza, brava. Bene. Si è impegnata molto questi due giorni a un cavallo che mi piace veramente da tanto. Il cavallo classico, semplice, che ti insegna. Devo dire che lei ha un buon avvicinamento ai salti, è sicura di sé. Devo dire che ho lavorato molto bene con lei, devo vederla in questi tre giorni di gare. Oggi faccio un percorso sempre comunque stringendo, però un po' più tranquillo in vista di domani. O posso... Allora, è un percorso che ti permette di stare in equilibrio. Okay. Cioè, come ho detto prima, uno può andare veloce pensando calmo, nel senso che col fatto che ci sono tante linee, nei trasferimenti non perdere tempo, chiaro, non scendere e sbracciare, però scendi e metti la gamba per aumentare la tua cadenza e poi gli dai il tempo. In lei è forte la volontà di dimostrare a se stessa e agli altri il fatto che questo è il suo sport e che lei lo può fare e lo può fare bene. In realtà lei, come altri, è più concentrata forse a dimostrarlo agli altri. E a lei voglio ricordare che per conquistare l'universo devi conquistare te stesso. Sa quello che vuole e sta trovando il modo per ottenerlo e ci riesce anche bene. Allora, Riccardo mi ha detto entusiasmo e poi... che ho lavorato bene. Giulia, Flavia, Giuri, chi c'è con il nome romano? Vi abbiamo raccontato il percorso sportivo e personale dei 19 giovani atleti che hanno partecipato alla premiere di Campus Masterclass. Ciao Caterina. Ciao. Questo è il tuo diploma di fine corso, il tuo punteggio finale di 68. Per quanto mi riguarda abbiamo fatto un buon percorso di crescita, sicuramente avrai delle belle soddisfazioni nella tua carriera. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Ho apprezzato molto la tua voglia di approfondire determinati argomenti, il fatto di volerli mettere in pratica per poter essere più competitiva e più serena in gara. Alla fine sì, sicuramente è stato molto d'aiuto questo percorso anche con Giuliano, le varie tecniche, come se fossero dei piccoli trucchetti da applicare che sicuramente fanno la differenza se applicati in una maniera corretta. La nostra valutazione finale nei tuoi confronti è di 72. Due aggettivi per descriverti è passione e carattere. Bravo, hai lavorato bene, sempre presente, ti impegni, continua così, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grazie Luca. I due primi giorni di stage veramente veramente fantastici, abbiamo lavorato non cose molto tecniche però comunque basilari che ti aiutano molto e sono arrivato venerdì a saltare che faccio secondo subito, la seconda gara che faccio con la cavalla. Ma la tua caratteristica secondo me più importante è il carattere, quindi spero che tu userai tutto il tuo carattere verso i tuoi obiettivi. Complimenti. Ciao Francesca.
la tua valutazione finale è di 73. Personalmente sono contento per come hai lavorato, hai veramente tanta passione, tanta voglia, riesci a sopperire qualche lacuna tecnica, ma questo con il lavoro sicuramente potrà solo che migliorare. Testa di partecipazione rilasciata a Francesca Fischetti e Chester, sottolineiamo Chester, grande mitico Chester, con la seguente valutazione, 73 su 100, tutto bene. Se tu curerai quei piccoli particolari, veramente inizierai a fare risultati seriali, cioè nel senso uno dopo l'altro. Io sono molto contento del tuo miglioramento. Poi invece Giuliana mi ha detto, ci siamo conosciuti tanto tempo fa sui campi di gara, io ti ho conosciuto, avevi un'altra luce negli occhi, sì, e mi ha detto, quindi spero che nel tempo riuscirei a ritrovare questa luce che io ho conosciuto un po' di anni fa. Ciao Giovanni. Ciao. Questo è il tuo attestato. Ti sei impegnato molto, continua così, devi avere sempre la voglia di migliorare, la strada è ancora lunga, però sei un ragazzo che si impegna e devi continuare così. Sì, lo trovo molto formativo e interessante perché comunque sia c'è una preparazione dove comunque sia la mente ragiona molto di più, poi rimane un po'. Per qualcuno, chi è nella gara, comunque sia, entrano di mezzo molto di più le emozioni, quindi però ecco, magari tipo personalmente sono partito troppo emotivo il primo giorno e poi ho capito che dovevo lavorare come ho lavorato nei giorni di stage e ho cercato di dare il meglio. Ho apprezzato e notato la tua capacità di osservare, ascoltare e mettere subito in pratica, che non è una cosa scontata. Questo secondo me ti ha permesso in pochi giorni di svoltare nel tuo modo di montare. Vai, vai, puoi andare. Ciao Roberta. Ciao. Questo è il tuo attestato. La nostra valutazione è di 70. Due aggettivi per descriverti è passione e volontà. Abbiamo avuto delle difficoltà sul tuo cavallo, con la dimostrazione che con il lavoro, la passione, la voglia di fare dei cambiamenti, i risultati arrivano. Sono molto contento di come ti sei messa a disposizione. Grazie. Voglio solo ricordarti che l'ultima parola ce l'ha sempre chi il sedere sul cavallo ce lo mette. Al di là di chi ce l'ha messo prima, di chi ce lo metterà domani, ora ce lo stai mettendo tu, sei tu che ti metti in gioco, per cui conta innanzitutto le tue sensazioni e il tuo parere. Si conclude un percorso che personalmente magari vuoi non interrompere, soprattutto perché io Riccardo lo adoro in tutti i sensi e vorrei continuare ovviamente a lavorare con lui perché mi trovo bene, mi fa avere risultati, riesce a comprendere quando qualcuno è in difficoltà e non te lo fa pesare, è sempre disponibile e ti dà la giusta carica per poter far bene, secondo me. Sera. Ciao Antonio. Sì, la nostra valutazione dei 5 giorni è di 74. Hai due aggettivi per descriverti è concretezza e fiducia in te stesso. Devi migliorare l'aspetto tecnico e l'esperienza, quello è fondamentale. Il mio consiglio è proprio di continuare a voler crescere, a fare esperienze, a guardare, ascoltare i consigli. E penso che per la tua equitazione sarà fondamentale questo. Antonio, tu hai le attitudini per diventare un ottimo cavaliere. Fino ad oggi ti stai organizzando, per non dire arrangiando, con quello che hai per le mani. E questo ti fa molto onore.
però non trascurare la tua formazione e datti la possibilità, l'opportunità di diventare quel cavaliere che puoi effettivamente diventare, non ti limitare. Ed è una cosa che assolutamente voglio fare, perché è stata un'esperienza molto motivante, molto, ho appreso tanto, devo ammettere, molte cose le ho realmente cercate di mettere in atto e su alcuni punti ho trovato dei reali cambiamenti positivi su di me. E chiaramente l'aspetto tecnico lo posso migliorare solamente col tempo e con l'impegno e con le giuste attenzioni. La nostra valutazione finale è di 69. Due aggettivi per descriverti: è appassionato e lucido. Lucido perché riuscivi ad ascoltarmi, a mettere in pratica e a capire anche quali cose potevano essere corrette e quelle che non riuscivi a fare. Il mio consiglio è di continuare su questa strada, non fermarti lì e crederci fino alla fine. Riccardo, è andata bene, anche perché comunque sia mi sono fidato di quello che hai detto, ho subito trovato dei riscontri positivi, quindi è andata molto bene. Le scelte che farai a breve termine sono molto importanti sulla tua formazione, sia come istruttore sia come cavaliere. Quello che ti posso dire è che, a differenza di quello che si dice, che fare l'istruttore toglie tempo all'attività agonistica, invece io sono dell'idea che insegnare agli altri ti serve per chiarirti ancora di più le idee e per fissare dei concetti. Io vado a fare, tanto manca ancora Gabriele, vero? Appassionato di lucite. Ma tu sei già saltato così l'Ozer, da Coppa del Mondo, quindi per quando sembrava. Ciao Vittoria. Ciao. Questo è il tuo attestato. Questi giorni ho avuto piacere proprio a lavorare con te. Devi curare il tuo aspetto dell'assetto e l'aspetto tecnico. Hai delle buone idee in sella. Mi sei piaciuto in concorso. E mi auguro che questi 5 giorni assieme sono stati per te utili per apprendere più cose nuove possibili. E mi auguro che in futuro ti togli le tue soddisfazioni. Sei quasi una professionista, anzi sei una professionista. E in passato hai fatto delle cose molto buone e non vedo perché tu non debba continuarle a fare. Quindi rimettiti un attimo al centro della tua organizzazione, perché è uno spreco di talento. Questa settimana è servita molto per pensare a me stessa, nel senso, durante e tutti i giorni comunque ho gli allievi, i cavalli dei proprietari, i cavalli, tutto, no? E si mette in mezzo e diciamo che questa settimana ho staccato il cervello fra virgolette, perché comunque sono sempre tornata a casa tutti i giorni, però diciamo ho staccato un attimino, ho pensato, ho riflettuto a me stessa e anche i tecnici mi hanno detto delle cose che insomma mi hanno un po' toccato e mi fanno un po' riflettere. Voglio rifare spirito di sacrificio, sti cazzi con tutte quelle del sapace. Cioè, chiamalo se vuoi spirito di sacrificio. Tutti i giorni alle 4 e tornavo alle 11. Chiamalo se vuoi spirito. Beh, almeno le voglio dire, l'ho trasmesso. Abbiamo vissuto 5 giorni intensi di passione, di sport, tra successi e ostacoli da superare. In poche parole, 5 giorni veri di equitazione. Andiamo a concludere questa sessione di Campus Masterclass con l'attribuzione dei diplomi agli ultimi 3 atleti. Vorrei qui Lorenzo Sorbelli. La nostra valutazione finale è di 76. Bravo. Due aggettivi che ti identificano sono spirito di squadra e cuore. Ti sei comportato molto bene sia in scuderia che nei gruppi, nel lavoro. Ricordati di vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. Sei un bravo ragazzo, hai un buon futuro, lavora, che hai attorno e in bocca al lupo per tutto. Dimostrato che il cuore, la passione, la disponibilità anche verso gli altri sono qualcosa che fa la differenza. Una buona performance la può fare
chiunque, però il tuo atteggiamento e la tua generosità ti hanno fatto fare la differenza in questa occasione. Grazie. Una sorpresa, perché avrai la possibilità di fare un intero iter il prossimo anno di Campus Masterclass. Bocca al lupo. Vorremmo a questo punto Gianmaria Gabriele Prete. Questo è il tuo attestato, la tua valutazione di 76. Due caratteristiche, potenzialità e voglia di vincere. Hai lavorato bene, ma puoi diventare un campione. Credici, lavora con le persone che ti possono dare qualcosa in più. La tua sensibilità è un coltello che ti serve in questa battaglia per il successo. Fai attenzione a tenerlo dalla parte del manico. E complimenti. E anche per te, ringraziando la produzione e gli sponsor, avrai la possibilità di un iter di Campus Masterclass per il prossimo anno. Grazie. Possiamo a questo punto dire che il vincitore della prima edizione è Domenica Del Prete, che vorremmo qui. Ciao Domenica, questo è un attestato molto importante per te, sei la prima vincitrice, preparata e determinata. Sono qui emozionato, sono emozionato perché è la prima volta che faccio questa cosa, ci ho messo veramente tutto il mio impegno, ringrazio tutti voi, mi hai dato tanto, ti faccio il mio più grande in bocca al lupo e continuo così. Domenica, anzi Kella. Chi fa il nostro sport sa i sacrifici e le battaglie quotidiane, i dubbi, tutto il travaglio interiore che ci portiamo dietro. E quando qualcuno mette in discussione la nostra passione è come una pugnalata. Per cui io ti dico, non permettere a nessuno di mettere in discussione la tua passione. E continua in questo modo. Buonasera a tutti, per noi dell'Orsa Riviera Resort siamo stati molto onorati di avere questa prima edizione, di avervi ospitato, grazie al signor Laiatici che è stato molto convincente sull'importanza di questa avventura che avete partecipato tutti. Qui ho pensato di dare un premio speciale per il vincitore di questa edizione, che sono le iscrizioni per i due concorsi internazionali che faremo, uno a febbraio e una a marzo. Con piacere, ecco il premio. Complimenti anche da parte mia, da parte di Goldspan e di tutta l'organizzazione di Campus Masterclass. Ho pensato che tu continuassi a portare i colori Goldspan per i prossimi 2 anni. Quindi riceverai anche la fornitura di prodotti Goldspan per la lettiera comoda per il tuo cavallo per i prossimi 2 anni. Grazie a voi tutti perché mi sono emozionato anch'io, che avete dato il cuore e avete fatto veramente il massimo ed era quello che ci aspettavamo. Grazie a tutti voi.